Ci siamo, sono tornate le zenghe di interviste nel mondo della pallanuoto. Visto che ormai sapete tutti che seguo la 2 e stranamente una squadra in particolare, la Como Nuoto, qui l'amico allenatore Tete Pozzi. Ciao Tete. Ciao a te e ai radioascoltatori. Intanto diciamo dove siamo, a Varese, torneo quadrangolare lombardo barra presenza ligure con Bogliasco. Precampionato, via. Un precampionato in cui comunque sì, avete appena terminato la partita contro l'NC Milano, vittoria per 8-5 se non sbaglio. Vittoria 8-5 e pomeriggio finale convincente tra Varese e Bogliasco. Adesso c'è Varese Bogliasco con, se sentite delle urla, è una persona a caso che conosciamo io e lui, non la nominiamo, la sentirete più tardi per la vostra gioia e per le vostre, per i vostri timpani che salteranno sicuramente. Allora, io ho sentito l'intervista che hai rilasciato a Ciao Como. Sono lavori in corso, la squadra con cui c'è, l'ossatura è bella e composta, adesso c'è da lavorare. Come sta proseguendo il lavoro con le ragazze? Ma noi stiamo lavorando anche sulla base della partita che abbiamo svolto pochi minuti fa. Secondo me stiamo lavorando con il piglio giusto, con buona volontà e un'ottima abnegazione. Abbiamo difficoltà per gli spazi di allenamento, però in realtà riusciamo a fare quello che ci serve e stiamo verificando. Il fatto di avere l'inizio del campionato il 24 gennaio, quindi con un'infinità di preparazione a livello temporale, in questo caso ci aiuta molto. Si arriverà con gli sci al 24 però? Ma il 24 non solo si arriverà con gli sci, arriveranno anche delle atlete che hanno smesso per vecchiaia, perché iniziare così tardi un campionato è una pazzia, però questo è, o smettiamo tutti o iniziamo il 24. Infatti la scorsa stagione avevamo cominciato molto prima, c'era anche il motivo di Under 20 che avevano i mondiali estivi, quindi era stato anticipato il campionato. Tra l'altro in quel mondiale lì c'era una nostra vecchia conoscenza che salutiamo, che è la Nina, che da quest'anno gioca all'Antec Padova. Sì, un salto di qualità. Che è venuta a trovarci in quanto di Varese. E che abbiamo perso tra l'altro, visto che era passata poco tempo. Sì, la raggiungiamo dopo con calma. Il discorso è che davvero sono un po' perplesso sui 4 mesi di preparazione e 3 mesi di campionato. Sembra una barzelletta, ma in realtà si cerca di tirar fuori il lato positivo di questa collocazione temporale e cerchiamo quindi di arrivare preparati al massimo. Finora abbiamo fatto un'infinità di lavoro fisico. Sembra più campionato indiano. Sai, sì, che cambiato in calcio si... Sì, è vero, anche perché poi il tutto non è che ci porta a giocare in piscina all'aperto, quindi crolla anche uno scopo cercato dalla federazione, cioè portare la pallanuoto come sport estivo. Di fatto, ripeto, io devo trovare il modo di ottimizzare questo falso problema, questo inizio ritardato. E lo faccio cercando di prepararle finora fisicamente, d'ora in poi anche tatticamente, nel miglior modo possibile. Come si è messi con la tribuna di Como, visto che più delle volte la scorsa stagione ha costretto a vedere le partite al VAR? Ti dico solo che potremmo fare anche noi una specie di triangolare il 6 di dicembre, ma a porte chiuse, quindi la risposta è già dentro. Quindi no, almeno fino a dicembre no, per gennaio c'è speranza. Per gennaio c'è speranza, sì. Ok, perfetto, perché questa è una falsa promessa, però la teniamo buona come promessa e speriamo di... Ma noi incrociamo le dita. Esatto. Senti, visto che appunto si parlava ritardo del campionato, un campionato breve che poi è concentrato inverno-primavera, perché sì, gennaio, sì, maggio alla fine è quello. Sì, giugno, diciamo giugno. Che tendenzialmente le prime chiudono alla fine di giugno. E considerando anche che si tratta di una 2 di cui purtroppo, bisogna dirlo, non si parla tanto, già si ha difficoltà a parlare di A1, certo, figurati di A2, certo. A un certo punto quanto si perde in termini di bacino d'utenza e di persone che potrebbero venire? Noi purtroppo viviamo ancora di passaparola. Passaparola vuol dire che ogni ragazza porta l'amica, speri sempre che arrivi l'amica più giovane, nel senso che si può lavorare più tempo, ma non abbiamo ancora nonostante Como abbia a questo punto anche un bacino grosso di femminile, perché abbiamo circa 25 atlete sotto i 12 anni, quindi iniziamo a essere credibili anche in quei termini. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno come te che ponga, ci faccio da cassa di risonanza, e quindi io devo solo ringraziarti.
E io ringrazio te per questo. Parliamo in termini seri adesso di formazione. Abbiamo parlato dell'ossatura e del lavoro che stai facendo. Ricordiamo a chi è che magari di Como ne mastica poco, sì, che c'è stato un bel cambiamento, visto che Perego adesso è a Varese, Nina è andata a Padova, sono arrivate tre giovani. Sono arrivate, noi abbiamo fatto un 3x2, sono uscite due ragazze, ne sono arrivate tre. È arrivata la portiera, che è brutto come termine, il portiere della nazionale giovanile. Oddio, è brutto portiere, fatto, portiere è brutto uguale. Quella che ha fatto i mondiali con Nina tutto in Messico. Sono arrivate due ragazze. Forse è estremo difensore la parola più adatta in questo sì, caso. Molto estremo. E quindi Risso, sono arrivate due ragazze dalla Liguria, una da Nervi, una da Rapallo, e puntiamo, cerchiamo di capire adesso come siamo messi, diciamo. Senti, non abbiamo proclami. Juventinaccio, ultima cosa, dopo la partita di ieri, quante speranze ci sono di risalire la classifica per la Juve? Ormai la Juve è risalita, ormai ci siamo. Noi... è arrivato perché, un commento esterno che noi... non si può decifrare. No, perché comunque il nostro ambiente comunque è circondato da gente un po' ignorante, e quindi io è per quello che ci navigo dentro da 30 anni, però vedo che in tutti i settori che compongono il nostro ambiente c'è un po' di ignoranza. In generale, secondo me ormai ci siamo risaliti. Ognuno si tocchi quello che vuole, però ci siamo. E tanta ignoranza verrà portata a Porto Vasca a partire da gennaio. Certo, io ringrazio certo. Tete Pozzi. Grazie, e do appuntamento ai nostri ascoltatori con le prossime puntate di Zebrick Interview. Ciao! Tante grazie.